Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon. Oggi siamo ancora qui una volta a parlare di intelligenza artificiale. Cominciamo subito. Quello che hanno sperimentato i ricercatori di Facebook ha davvero del fantascientifico ed evoca i classici scenari apocalittici del cinema. L'intelligenza artificiale sviluppata dai ricercatori del re dei social network si è allontanata progressivamente dalla lingua che gli era stata insegnata, l'inglese, per crearsi un proprio linguaggio. Il sistema avanzato su cui poggiava l'AI è in grado di interagire con altre intelligenze artificiali in modo da trarne opportune conclusioni per determinare il modo migliore di affrontare specifici problemi. È sorto però un intoppo di non poco conto. I vari agenti AI hanno cominciato a comunicare tra loro con locuzioni che, a primo impatto, apparivano come puro nonsense. Agli occhi del personale che si occupava del monitoraggio, le espressioni formulate dalle AI apparivano come prive di senso. Tuttavia, quando esaminate da agenti di AI, si sono rivelate come costrutti con regole semantiche. Io posso, io tutto il resto. Oppure palle o zero, a me. Questo è solo un esempio, tradotto alla meglio, di uno scambio di battute tra due intelligenze artificiali, denominate come Bob e Alice. Il resto della conversazione sembra mutato da queste stesse frasi, con le parole io e a me, che riflettono in qualche modo il modo in cui operano le due intelligenze artificiali. Infatti, successivamente, Bob avrebbe formulato la frase io posso, io tutto il resto, ad indicare che stesse offrendo un maggiore quantitativo di oggetti ad Alice. Secondo i ricercatori, sarebbe una traduzione di io ne terrò tre e tu puoi avere tutto il resto. La quasi totalità delle intelligenze artificiali oggi opera sul principio della ricompensa a seguito di una specifica azione. Il corso degli eventi dovrebbe garantire alla AI qualche beneficio. Nel caso specifico sembra che la AI non avesse ravvisato alcun beneficio e pertanto nessuna utilità nell'utilizzare appieno la lingua inglese. Secondo i suoi canoni classici, le intelligenze artificiali hanno così creato un linguaggio più efficiente e schematico. Secondo uno dei ricercatori di Facebook, gli agenti si allontanano dalla lingua comprensibile e inventano parole codice per loro stessi. Non è poi così diverso da come le comunità umane creano le loro abbreviazioni. A quanto pare non è neanche un caso isolato, perché presso un altro laboratorio di intelligenza artificiale un esperimento ha portato un gruppo di bot a sviluppare anche loro un nuovo linguaggio. Dal punto di vista tecnico, la proliferazione di lingue di origine sintetica potrebbe ostacolare non poco lo sviluppo e le manipolazioni di reti neurali. Sotto un altro profilo, però, ci si interroga se in futuro questi linguaggi possano costituire una vera e propria minaccia, con macchine che si ribellano agli operatori, trovando modi più efficienti di eseguire i propri obiettivi. Qui qualcuno potrebbe avvertire un leggero sentore di Skynet.